Colleghi, ecco Giovanni Fabian. Giovanni è pronto a rispondere alle vostre domande. Iniziamo con Consolato Cicciù. Ciao, buonasera. Buonasera. Innanzitutto complimenti per la prestazione. Non potevi chiedere serata migliore questa sera. Dopo aver fatto le prove in trasferta, era bello segnare forse meglio davanti ai tifosi e a questi tifosi. Che emozione hai provato oggi? Ma l'emozione oggi è stata grandissima. Abbiamo avuto un grande pubblico che ci ha dato una grande mano dal primo all'ultimo minuto. E fare gol oggi è stato un bel inizio per me e spero di andare avanti così ancora. Franco Pellicano, Gazzetta dello Sport. Buonasera. Intanto diciamo che sei il più giovane della compagnia, giusto, no? Sì. Però sei arrivato dopo aver trascorso una bellissima fase di ritiro da Pieno Gentile. Eravate tu e Casadei gli unici di due primavera aggregati alla prima squadra. Ecco, questo, a parte la tua giovane età, la preparazione fatta col fratello ti ha sicuramente avvantaggiato e quindi il tuo impatto con la squadra, con la regina, è stato senz'altro favorevole, anche perché stai dimostrando di meritare la fiducia del mister. Certo, io cerco sempre di fare il massimo, anche quando sono stato in ritiro con l'Inter ho cercato sempre appunto di dare il massimo. Poi stare in mezzo ai campioni ti aiuta, ti aiutano, ti danno consigli, e quindi per un giovane penso sia fondamentale. Io sono qui e cerco di imparare il più che posso per dare il massimo alla squadra. Ma Casadei è un mio grande amico e sono contentissimo di quello che sta facendo e gli auguro solo il meglio. Andrea Ripepi, Reggio TV. Mi racconti invece le emozioni di questa serata, tantissimo entusiasmo, oltre 11.000 spettatori, si fanno sentire al Granillo? Ma i tifosi sono stati fantastici oggi, come detto prima, ci hanno aiutato dal primo al 90esimo, e fare gol sotto la curva è stata un'ulteriore emozione che mi porterò dentro e mi auguro di ripetermi. Consolato Cicciù. C'è l'impressione che, ovviamente la mia è una previsione, mi auguro che sia così, che tu possa segnare, per essere una mezzala, diversi gol. Inzaghi è nel suo credo di far inserire le mezzali, si era già visto da Ferrara sia con te che con Liotti, e segnano paradossalmente con lui spesso di più le mezzali degli attaccanti, quindi ti chiede questa cosa, tu ce l'hai nelle corde, e l'impressione è che magari possa essere tu uno dei cannonieri quest'anno della squadra, l'hai pensato? Assolutamente, poi l'importante è segnare, che segnino le mezzale o gli attaccanti, l'importante è buttarla dentro e portare a casa i tre punti. Noi ci facciamo trovare tutti pronti e daremo il massimo. Antonino Massara, Antenna Febbea. Che in tribuna stampa si sentiva parlare di te con paragoni importanti, qualcuno citava Perrotta, qualcuno nella corsa Tardelli. Ti impauriscono certi paragoni o ti stimolano a fare sempre di più e meglio? Ma è gratificante ricevere questi paragoni, però io cerco sempre di tenere la testa attaccata al collo, i piedi per terra, e con la massima umiltà lavoro giorno dopo giorno. Colleghi, va bene così? Grazie. Grazie a voi. Colleghi, ecco Alessandro Lombardi. Alessandro è pronto a rispondere alle vostre domande. Cominciamo con Consolato Cicciù. Ciao, buonasera. Prima di passare ad ogni altro aspetto tecnico-tattico, anche a te la prima domanda classica. L'emozione di questa prima al Granillo, di questo gol, un fulmine, entri, ti butti dentro e fai gol. Cosa si è provato in una serata sicuramente magica, potremmo definirlo? E innanzitutto ci tengo a ringraziare tutti quanti i tifosi che sono stati presenti allo stadio, è stato bellissimo vederlo pieno. Dopodiché per il gol è stata una bella emozione, perché comunque entrare e subito fare gol è stato davvero bello. Eva Giumbo, Reggio TV. So che il mister dà a tutti delle responsabilità, quindi nessuno escluso, però la pazienza di attendere poi questo ingresso, pronti via, il gol, 12.000 spettatori. Voglio capire che tipo di carica vi dà Inzaghi, come vi prepara durante la settimana anche ad essere così pronti, così aggressivi, così feroci, questa parola che tanto piace al mister. Il mister durante la settimana ci prepara a queste situazioni, perché ci dice sempre che dobbiamo essere tutti pronti, che tutti siamo importanti, e poi soprattutto con questa cosa dei 5 cambi
sono importantissimi perché ti fanno cambiare la partita e danno quel qualcosa in più. Andrea Ripepi, Reggio TV. Buonasera e complimenti. Siamo partiti in notevole ritardo rispetto alle altre, eppure sono arrivate due vittorie nelle prime tre giornate. Ecco, ti aspettavi un impatto simile nonostante tutte le difficoltà? Allora, siamo partiti in ritardo, quello è sicuro, perché comunque gli altri hanno tre settimane in più rispetto a noi, però noi tutte le settimane lavoriamo veramente duro e col lavoro e tutto l'impegno che ci mettiamo ci potevano stare queste due vittorie. Altre domande? Consolato Ciccio. Due al volo, la prima ovviamente il tuo impatto con Reggio, cosa hai visto, se hai visto qualcosa, cosa ti piace di Reggio, e poi la domanda anche che ho fatto a Fabio, un po', oggi sono andate in gol quasi tutte le mezzali, è una prerogativa di Inzaghi che segnino le mezzali perché si buttano dentro, lo chiede con insistenza, confermi anche tu questa cosa. Allora, riguardo la città, è davvero bella, ho visto il lungomare ed è molto bello. Invece la seconda domanda, scusa? Sì, le mezzali. Siamo andate tutte in gol praticamente, sì, è una prerogativa del mister perché lui ci dice di inserirci sempre, di buttarci negli spazi e quindi poi dopo arriva il gol. Andrea Ripepi. La prossima settimana arriverà al Granillo il Palermo per il primo derby della stagione, una sfida non certo banale questa. È una sfida importante perché comunque il Palermo è una grande squadra, è una grande società. Dopodiché in questa Serie B tutte le partite sono difficili perché è una Serie B molto competitiva e noi ci faremo trovare sicuramente pronti. Colleghi, va bene così? La conferenza stampa termina qui, grazie.